Cari amici, buon inizio dell'anno! Eccoci trovati dopo le meritate vacanze natalizie per il primo appuntamento dell'anno con le Sagre d'Italia. Spero abbiate passato bene le feste natalizie, ma se non siete rimasti soddisfatti dal pranzo di Natale e dal cenone di Capodanno e avete ancora voglia di gustare tante prelibatezze e ancora tanta voglia di divertirvi, allora non lasciate mai nulla al caso, soprattutto quando si parla di cucina. Raggiungete la Sagra del Casoncello di Pontoglio, in provincia di Brescia, dal 4 al 19 gennaio per festeggiare i casoncelli, che data la loro delizia di impasto ingredienti, di casuale non hanno proprio nulla. Pontoglio, in occasione della festa di Sant'Antonio, festeggia il suo patrono con una delle tradizioni popolari più antiche che vedeva tutte le famiglie locali riunirsi attorno alla tavola per mangiare il delizioso pasto. I casoncelli, cugini stretti dei ravioli, rappresentano un piatto tutto bresciano, i cui ingredienti rimangono ancora segretamente custoditi tra le mura delle famiglie locali e tramandati di generazione in generazione. Ma se casualmente passate qui, approfittate del pasto! In occasione della festa, tutti i ristoranti del paese vi proporranno una buona scorpacciata di casoncelli e altri piatti della tradizione locale. Il ripieno della festa è ancora ricco e prevede numerose bancarelle lungo il fiume, stand con prodotti tipici locali, degustazioni di castagni e vin brûlé e un grande luna park per i grandi e per i piccini. Siete sulle tracce di un piatto straordinario? Bene! Allora qui vi troverete nel posto giusto. La prossima tappa di oggi è prevista per domenica 12 gennaio per la festa del radicchio e dei sapori della tradizione veneta a Mirano, in provincia di Verona. Il rosso è il colore della passione e da queste parti il radicchio non è solo una passione, ma quasi un culto. Ai veneti si sa, piace mangiare bene e quando si parla di radicchio e sapori tipici a Mirano è sempre una festa. Poiché le tradizioni sono sacre, anche quest'anno, come sempre, la manifestazione vi attenderà in Piazza Martini, dove il radicchio, portato da oltre 40 produttori, verrà esposto sotto gli stand in legno tutto attorno alla piazza, per la gioia di tutti i visitatori. Oltre al radicchio, i buongustai più allenati potranno gioire di tutti i sapori della tradizione veneta. Tra i tantissimi stand disposti lungo la via che confluiscono nel centro storico, dove potrete trovare una vasta selezione di prodotti tipici del territorio, nei giorni dal 10 al 27 gennaio i ristoratori faranno a gara nel presentare nei loro locali menù a tema e per la gioia dei più saranno presenti anche in piazza il pomeriggio della festa per una degustazione di specialità, naturalmente e rigorosamente a base di radicchio. Se siete appassionati del nobile ortaggio, gambe e spalla vi attendono delle grandi scorpacciate. E se ancora non lo siete, tranquilli, a Mirano di sicuro lo diventerete. Incontriamoci adesso a Poggio San Marcello, in provincia di Ancona, per la grande maialata in piazza. Dicesi maialata, una frase o un comportamento disgustoso e osceno, definizione che potrebbe stare un po' stretta ai cittadini di Poggio San Marcello. Cittadini e prima di tutto persone modello, perché di maialate loro ne fanno solamente una all'anno, anche se bella grossa. Infatti portano in piazza l'antico mestiere della lavorazione del porco, secondo tradizione marchigiana, e chi con grazia, chi con foga, ne degustano in diretta ogni sua parte, tra mostre, spettacoli, taverne e locande aperte. Quindi, chi è senza maialate, scagli la prima pietra. Prossimo appuntamento a Fara Filiorum Petri, in provincia di Chieti, per la festa delle Farchie. La parte più caratteristica ha luogo nei giorni precedenti, quando le 15 contrade preparano ognuno la propria farchia, ossia un fascio di canne di 70-115 cm di diametro e 7-10 metri di altezza, mentre le donne cucinano i piatti tipici della tradizione abruzzese. Tutta la festa è incentrata sull'ospitalità e quindi non si paga assolutamente nulla. Il 16 gennaio ogni contrada porta la sua farchia davanti alla chiesa di Sant'Antonio Abate e una alla volta vengono fatte esplodere la sommità, che prende fuoco e le farchie ardono per tutta la notte, mentre si beve e si canta. Consiglio per la sopravvivenza, non fatevi prendere la mano o finirete scottati. Altra tappa a Novoli, in provincia di Lecce, per la focara dal 15 al 17 gennaio. È dagli anni 70 che la focara di Novoli incuriosisce documentaristi, reporter di viaggio e addirittura architetti. Le fascine dai campi vengono trasportate in una piazza di periferia e disposte fino a formare quelle che in Salento chiamano furniedru, una tipica costruzione di campagna che i contadini usavano come deposito.
Circa 20 metri di diametro e altrettanti di altezza prendono fuoco la sera del 16 gennaio in onore del patrono Sant'Antonio Abate, tra batterie pirotecniche e fuochi d'artificio, e bruciano lentamente mentre nel piazzale si beve negramaro, si mangiano le pittule e si succedono concerti per 3 giorni. Un rito semplice, affascinante, ma davvero suggestivo. La nostra rubrica del martedì finisce qui. Noi ci vediamo la prossima settimana con le sagre in giro per l'Italia.